Ciao ragazzi, benvenuti o bentornati nel mio canale Mr. Real. Prima di iniziare il video volevo fare un appello alle persone che sono qui, che guardano questi filmati senza essere iscritti al canale. Iscrivetevi al canale e lasciate un like e un commento a questi video perché aiutano davvero il canale a crescere. Senza infatti il vostro supporto io non riuscirei a portare contenuti sempre migliori e sempre più esaustivi. Quindi ragazzi iscrivetevi attivando la campanellina per rimanere sempre aggiornati sulle ultime novità. Nel video di oggi volevo parlare della serie di video che stiamo facendo sulle varie tipologie di acquario. Infatti l'ultima volta in diretta abbiamo parlato dell'acquario biotopo. Oggi invece vorrei parlare con voi di un altro stile di acquario, l'acquario olandese. L'acquario olandese è uno dei primi stili di aquascaping che sono nati. Infatti in questo acquario qui il principale protagonista sono le piante. È uno degli acquari più vecchi come concezione e come filosofie. E devo dire che è sottovalutato da molte persone. Infatti, contrariamente a quanto si pensa, un acquario olandese non è una cozzaglia di piante buttate là, ma in realtà ha delle regole ben precise a cui, se qualcuno soprattutto vuole partecipare a qualche concorso, deve seguire con estrema attenzione per non ricevere penalizzazioni. Innanzitutto, per avere un bellissimo acquario olandese, i consigli che vi do io è di puntare molto sulla vostra illuminazione e su un buon impianto di CO2. Infatti questo stile, essendo votato principalmente alla flora, dovrà avere necessariamente delle piante in estrema salute e zero traccia di alghe. Però ne parliamo anche perché più piante hai, più è facile da gestire un acquario. Quindi se vogliamo sperimentarci nell'aquascaping vero e proprio, il mio consiglio è sempre quello di anche dare un occhio allo stile olandese, perché è quello che ti permette di imparare a leggere le piante. Infatti le varie carenze si presenteranno sempre uno alla volta nelle nostre piante e noi dovremo capire con il nostro occhio e con l'aiuto dei test e reagenti quale carenza è presente all'interno della nostra vasca, in modo tale da riuscire a capire con uno semplice sguardo che cose le nostre piante ci stanno chiedendo. Le regole base di un acquario olandese prevede un numero limitato di piante. Infatti solitamente gli olandesi viaggiano sui 100-120 cm. Perché? Perché ogni 10 cm di vasca dovremo scegliere una pianta. Quindi per un acquario da 100 cm di lunghezza dovremo scegliere 10 piante e solo 10 piante. Possiamo sforare di una o due, però comunque è un punto in meno e visto già in maniera diversa. Un acquario invece da 120 cm avrà da minimo 12 piante. E a questo punto ragazzi la faccenda si complica perché dovremo essere molto accorti e scegliere le piante giuste. Infatti una delle regole principali dello stile olandese è la scelta della pianta, perché la pianta che noi andremo a posizionare dovrà essere diversa dalla pianta a fianco. Quindi la forma della foglia, il colore deve essere completamente differente. Capite bene? Quindi allora dobbiamo andare a cercare in un range di piante molto ampio, perché per esempio la Sessil Flora o la Pogostemon Erectus sono due piante che hanno l'aspetto molto simile perché hanno le foglie ad ago e quindi messe una di fianco all'altro non vanno bene. Però per esempio mettere una Pogostemon Erectus accanto ad una Bacopa che ha le foglie tonde e di un colore anche differente permetterà di creare questo contrasto che noi andiamo tanto a cercare. Le piante rosse in questo stile sono essenziali, sono importantissime perché sono le piante che danno vivacità e danno colore. Però anche lì, ragazzi, se siete principianti non dovete esagerare. Le piante rosse devono essere, è come la rosa del vostro giardino, deve spiccare, deve essere quella che guardi. Ma se mettiamo una tonnellata di piante rosse, tutto si perde e il colore si dilava. Quindi quando scegliete di allestire un acquario olandese dovete stare attenti a certi parametri che sono il colore della foglia, la dimensione della foglia,
la forma della foglia e il numero di piante. Quando voi avete chiaro queste quattro regole di base, in pratica l'acquario olandese viene da sé. Un'altra cosa su cui bisogna stare molto attenti in questo stile è che le piante non possono essere buttate lì a caso, sono impilate come tanti piccoli soldatini all'attenti, pronti ad essere viste ed ammirate dallo spettatore. Quindi richiede anche una buona dose di conoscenza sulla piantumazione, sulla potatura e sulla fertilizzazione. Adesso andiamo a commentare un paio di vasche che mi sono capitate tra le mani e ringrazio profondamente Andrea e Gilles per avermi dato il permesso di pubblicare queste immagini in modo tale da riuscire a commentare e a farvi capire. Andiamo adesso a vedere la vasca di Andrea. È davvero meravigliosa e può sembrare a primo impatto uno stile olandese, anzi lo richiama molto a dire la verità, però ci sono per un concorso alcune incongruenze, come per esempio il pratino non è che si veda tantissimo nello stile olandese. In più molte volte si cerca di creare una stradina con le piante che si perde oltre l'orizzonte. Qui le piante sono curate, sono perfette. Ci tengo a sottolineare che sta utilizzando il protocollo Aixion per questa vasca. Ci sono però dei dettagli che non lo rendono un olandese puro da concorso, che sono la mancanza di una pianta a foglia larga. Infatti è necessario per uno stile puro olandese andare a cercare sempre di inserire all'interno della nostra composizione una pianta dalla foglia larga, che può essere una Nymphaea lotus, che solitamente è la preferita, oppure un Echinodorus o una Nubias dalla foglia larga. Inoltre il numero di piante scelte è davvero elevato e il mio consiglio è ad andare a ridurre un po' se vogliamo seguire questa filosofia. Ovviamente se vogliamo invece fare un plantacquario è perfetto così. Avete notato cosa c'è in alto a destra in quell'acquario? Una cosa molto molto importante, una pompa di movimento. Infatti questo acquario qui va a ostruire il flusso perché le piante andranno a creare proprio delle zone in cui l'acqua non circola liberamente. Questo crea delle zone in cui primo il fertilizzante non arriva al 100% o arriva di meno, si crea dell'acqua stagnante e con accumulo di materiale organico e quindi riusciamo ad avere delle esplosioni di alghe davvero importanti. Però con una pompa di movimento e movimentando adeguatamente l'acqua andiamo a risolvere questo problema. Comunque ragazzi, la vasca è spettacolare e davvero tutti i miei più sinceri complimenti, perché ci vuole anche molto impegno per gestire vasche così. Un'altra regola di questa tipologia di acquari è che all'interno non possiamo inserire né legni né rocce, a meno che questi legni o queste rocce siano necessari per la pianta. Quindi per esempio possiamo legare un muschio ad un pezzo di legno, però il legno non deve essere il protagonista deve essere il muschio, ricordate? Adesso andiamo a vedere una vasca che si avvicina di più allo stile olandese ed è la vasca di Gilles, spero di averlo pronunciato bene. Allora, come vedete in questa vasca qui le foglie sono completamente diverse l'una dall'altra, i colori sono completamente opposti e anche la forma della composizione è completamente differente. Le piante rosse forse sono un po' preponderanti, però comunque la composizione è meravigliosa, il numero di piante è corretto e anche la forma. Come possiamo vedere anche qui manca la pianta a foglia larga ed è un vero peccato. Peccato anche la preponderanza del colore rosso che personalmente in un acquario olandese vorrei vedere un po' meno. Però la vasca ragazzi è davvero meravigliosa e parliamo comunque di uno dei migliori coltivatori di piante che abbiamo qui in Italia. Quindi ragazzi, capite bene che gestire un acquario olandese e seguirne tutte le regole è davvero estremamente complicato. Adesso però ragazzi è giunto il momento di andare a criticare la mia vecchia vasca olandese che ho tentato di fare. Allora, questa era la mia vasca e purtroppo non era stata pettinata a dovere prima dello scatto. Ci sono cose un po' disordinate, come potete vedere, c'è la ninfea che ha la foglia che spunta completamente in fuori, la erectus che dovrebbe essere potata adeguatamente, mentre così era un po' buttata lì, e c'era la stradina di Lobelia cardinalis, ma non dava l'effetto di profondità, come nella vasca di Gilles, per esempio. Le radici aeree della Repens Rubin indicavano carenza di potassio
e anche l'Heteranthera zosterifolia posta a fianco era un po' troppo caotica. L'unica cosa che mi piaceva di questa vasca qui era il pezzo di legno a cui avevo legato il Flame Moss, che dava uno stacco di colore davvero importante. Come vedete, ragazzi, tutti dobbiamo sbagliare per riuscire a capire e riuscire a imparare dai nostri errori. La cosa che però che vi consiglio di fare è sperimentare questa tipologia di vasca, perché è la vasca che serve per l'aquascaping. Sono le basi, perché se tu riesci a imparare a vedere cosa le piante ti chiedono, il tuo acquario sarà spettacolare. Ragazzi, io ringrazio ancora le immagini che mi sono state concesse. Io vi saluto e ci vediamo la prossima volta con lo stile Blackwater. Ci vediamo!